del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Apriamo il nostro cuore a questo incontro con il Signore. È Venerdì Santo, la porta aperta verso il Triduo Pasquale. Una preghiera al Signore perché ci sostenga in questo impegno e possiamo rispondere al suo invito a vivere la Pasqua con Lui. Invochiamo la sua benedizione, la sua misericordia su noi, sui nostri cari, su tutti gli uomini. E invochiamo il perdono del Signore sui nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro, e Dio che buono e misericordioso, abbia pietà di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Padre misericordioso, che hai voluto che Cristo tuo Figlio subisse per noi il supplizio della croce per liberarci dal potere del nemico, donaci di giungere alla gloria della risurrezione. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia, chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci, chi mi accusa si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste, chi mi dichiarerà colpevole? Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Nella tua fedeltà soccorrimi, Signore. Nella tua fedeltà soccorrimi, Signore. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre. Perché mi divora lo zelo per la tua casa? Gli insulti di chi mi insulta ricadono su di me. Nella tua fedeltà soccorrimi, Signore. Mi sento venir meno, mi aspettavo compassione ma invano, consolatori ma non ne ho trovati. Mi hanno messo veleno nel cibo e quando avevo sete mi hanno dato aceto. Nella tua fedeltà soccorrimi, Signore. Loderò il nome di Dio con un canto, lo magnificherò con un ringraziamento. Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri e non disprezza i suoi che sono prigionieri. Nella tua fedeltà soccorrimi, Signore. Signore Gesù,
Salve, nostro Re, obbediente al Padre, sei stato condotto alla croce come agnello mansueto al macello. Gloria e onore a te, Signore Gesù. Gloria e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercavano l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gerusalemme, a Gesù, e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, per la Pasqua, per mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città, da un tale, e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandarsi: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?» Gesù gli rispose: «Tu lo sai, e tu l'hai detto». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ancora Giuda, vedete, proprio l'ultimo giorno prima di iniziare il trido pasquale, ancora questo evento di Giuda che ci sconvolge, che ci lascia molti interrogativi, che ci lascia anche l'occasione di meditare, perché in qualche modo non possiamo essere come lui. Giuda, il traditore. Nei Vangeli più volte si dice che Satana entrò dentro di lui. Nel Vangelo di Giovanni dice: «Quando uscì dal cenacolo ed era notte», una notte teologica, cioè una tenebra dentro di lui, un qualche cosa che lo aveva completamente stordito, qualcosa che l'aveva portato lontano da Gesù. Gesù gli offriva la vita e lui ha scelto invece la morte, ha scelto Satana. Gesù ha fatto di tutto per recuperarlo fino all'ultimo, ponendogli quel boccone che veniva posto alla persona privilegiata, ma ormai Satana aveva preso possesso del suo cuore. Questo tradimento, Giuda tradisce se stesso per 30 denari. Pensate che 30 denari non era nemmeno il prezzo per un uomo, ma per uno schiavo. E il valore di Gesù è ridotto per essere schiavo, servo. Del resto lui stesso, che era, l'ha sempre detto, che era venuto per servire e non per essere servito. C'è un particolare che ci può aiutare a capire qualcosa di questo brano. Quando dicono che i discepoli preparano la Pasqua di Cristo, in altro Vangelo di Luca Gesù esprime con profonda tenerezza: «Ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi
Ed è quello che dovremmo anche noi prendere in considerazione, cioè partecipare intensamente alla Pasqua di liberazione, alla Pasqua della vita, a lasciarci conquistare dalla proposta di Cristo e tenere lontano invece quella che è la tentazione di essere assorbiti dagli interessi, che sono come i 30 denari di Giuda. Corriamo dietro a delle cose che hanno poco senso, dimentichiamo invece la realtà più grande, che è la vita in Cristo, che è partecipare intensamente alla risurrezione da vivi, non da morti. Perché Cristo risorto si propone a noi, lo dice San Paolo, per essere viventi, per dare un senso alla nostra esistenza. E perché non si abbia a pronunciare queste parole definitive su Giuda, dice: meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. E noi dobbiamo richiamare un po' il senso della rinascita attraverso la partecipazione, attraverso l'esperienza della Pasqua. E allora preghiamo lo Spirito perché ci aiuti a prepararci degnamente, nel senso che la Pasqua dà risalto a tutta la nostra esistenza. La Pasqua ci tiene lontano da quelle che le tenebre che a volte ci avvolgono. La Pasqua è la risposta a tutte le sofferenze degli uomini. La Pasqua di Cristo è la nostra stessa vita. Gesù, servo sofferente, ci insegna la vera sapienza, quella che viene dall'alto e confida nell'aiuto del Signore. Perciò lo invochiamo dicendo: nella prova assistici, Signore. Nella prova assistici, Signore. Per la Chiesa, fa che sia fedele, paziente e coraggiosa, per non tradire il Cristo suo sposo. Ti preghiamo. Nella prova assistici, Signore. Per i pastori della comunità cristiana, mantienili nella carità, anche se devono lottare in difesa dei piccoli e dei poveri. Ti preghiamo. Nella prova assistici, Signore. Per i popoli e le nazioni, fa che compiano un buon cammino sulla via del dialogo, perché vi sia per tutti un futuro di pace. Ti preghiamo. Nella prova assistici, Signore. Per le famiglie, fa che condividendo affetti, beni e speranze siano profezia di una vita riconciliata nella fraternità e nell'amore. Ti preghiamo. Nella prova assistici, Signore. Per ciascuno di noi, fa che non ci stanchiamo di purificare continuamente il nostro cuore per ospitare con gioia la presenza di Cristo, nostra Pasqua. Preghiamo. Nella prova assistici, Signore. Padre misericordioso, accogli la preghiera che sale a Te. Te lo chiediamo con fede rinnovata in prossimità della Pasqua, giorno d'amore e di salvezza, in cui Gesù ha versato il suo sangue perché fossimo purificati dalla colpa e avessimo parte della tua gloria. Lui è Dio e vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nel nome di Cristo uniti, il male e il male ti offriamo. Salga da questo altare,
darci dell'unica vite, dal tuo celeste alimento, con l'anima nutrite. Salga da questo altare l'offerta a te gradita, dona il pane di vita e sangue salutare. Preghiamo perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta questa offerta, o Signore, nella tua bontà concedi che testimoniamo con la vita la passione del tuo Figlio che celebriamo nei santi misteri. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È davvero bello e giusto ringraziarti sempre e ovunque, Padre buono, per mezzo di Gesù nostro Salvatore. Contempliamo ormai i vicini i giorni della sua Pasqua di morte e di risurrezione, nei quali è sconfitta la superbia dell'antico avversario e celebrato il mistero della nostra redenzione. Per questo grande mistero, con gli angeli e con i santi, cantiamo la tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna. Santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi, per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, tu ci hai redenti con la tua croce e risurrezione. Salvaci, o Salvatore, salvaci, o Salvatore, o Salvatore. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo,
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, che è diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il Papa Francesco, il Vescovo Oscar, i sacerdoti, i religiosi, il popolo che tu hai redento. Ricordati dei nostri cari. Di tutti i defunti che affidiamo alla tua bontà, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. E ora vogliamo affidare al Padre tutti quegli uomini, nostri fratelli, che non avranno tempo di celebrare questa Pasqua, perché il Signore apre il loro cuore alla verità, soprattutto apre il loro cuore a saper gustare la vita. Insieme diciamo: Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Padre, da tutti i mali. Concedici la pace, la salute, la gioia. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni paura e turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Il regno tuo, la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati noi invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare a te, ma di soltanto una parola. Io sarò assolto.
Preghiamo. Dona ai tuoi fedeli, o Padre buono, la sicura speranza della vita eterna che ci hai dato con la morte del tuo Figlio celebrata in questi santi misteri. Concedi a noi, o Padre, di gustare senza fine il sacramento della Pasqua e attendere con vivo desiderio i doni promessi, perché fedeli al mistero della loro rinascita siano condotti a una vita nuova. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Confidate sempre nel Signore, andate in pace. È giunta l'ora, Padre, per me, ai miei amici, ho detto che questa è la vita, conoscere te e il Figlio tuo, Cristo Gesù. Erano tuoi, li hai dati a me, ed ora sanno che torno a te, hanno creduto. Buona giornata a tutti.